Parliamo di cinema, una tenera vipera, ad ogni genera che oggi è bigama, all'anima libera che non ha più fisima, a gente cinica, misera e anonima, chi vive a Panama ed è morta veneta. Parliamo di cinema e di ciò che ci va. John John Nostalgia Broadcast. John! Ma fa cazzo mi scusi? Benvenuti a una puntata extra del Nostalgia Podcast direttamente da il Lido di Venezia. Extra. 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 Precisino, rotto coglionino. Siamo qui per parlare vicino alla Sala Giardino. Sala Giardino gestita dal nostro caro amico Dario Ceruti che E questa è la seconda volta che registrano questo intro, sì. quindi alcune cose potrebbero venire un pochino più stantie, però prima era la migliore intro, forse la migliore, una delle migliori, a ricordo. Sta chiamando Collion, rispondi. No. Direi di no. No. Volevo dire, siamo qui per fare una breve classifica dei film che ci sono piaciuti e dei film che non ci sono piaciuti di questa 80ª mostra del cinema di Venezia. Abbiamo intervistato qualche regista, insomma, nelle varie sezioni che tranne il concorso, però ci arriveremo passo passo durante l'uscita nei prossimi mesi dei film che usciranno tra qui e fine gennaio, i sei film italiani. E scompresa quello di cui parliamo oggi, abbiamo intervistato. Ah sì, certo, compreso appunto il regista Fabio Mollo, che uscirà con il documentario Semidei prossimamente, e nel frattempo a fine settembre esce con questo suo nuovo film di finzione, che però magari ne riparleremo con lui in futuro. Breve, Nata per te. Però intenso, cioè, insomma, si capiva che volevamo chiedere di più. C'era sintonia. C'era sintonia, poi c'era poco tempo. Allora facciamo brevemente una flop 3 dei nostri flop, intanto flop. Alberto, prego, flop. Oddio, sui flop stai a guardare i fregne. No, lascia. I flop sinceramente forse non li ho proprio visti, i flop, quindi io tra i film che ho visto non mi sento di dire che ho visto dei flop. Uno che bisogno di vedo, sicuramente Una sterminata domenica a me non mi è proprio piaciuto. Non mi ha preso, sai perché? Perché ho dormito. Questo è il primo. Però le parti meno interessanti. Non ho dormito in quelle interessanti. Che chissà se pizza che quali sono le parti interessanti, quali non. Le parti interessanti, secondo me, sono tutte quelle riferite alla fotografia, all'uso della macchina da presa, a certe scelte, secondo me, di regia e di fotografia, di stile. Però poi la storia, secondo me, appunto, non mi ha attaccato, perché non lo so perché, però questo secondo me. Invece io a flop 3, allora, al terzo posto anch'io Una sterminata domenica di Alain Parroni, che appunto, come diciamo nella precedente intro, dicevamo che se mai verrà al podcast il regista, magari ne parleremo con lui e gli diciamo che a me non è piaciuto per vari motivi, tra cui il motivo principale è che appunto è un film, almeno mi è parso, poi magari la racconta qualcos'altro, non l'ho colto, errore mio, non lo so. Vuole raccontare tutto tramite tutte immagini super belle, super fatte bene, però in realtà alla fine della fiera non racconta minimamente una storia. Non è di quei film che con delle immagini scollegate molto belle racconta una storia un po', no, invece qua vuole raccontare la solita storia di ragazzi della periferia romana che spacciano, si drogano, sono ragazzini, mettono incinta la tipa, e lo racconta con una tale superficialità. E la cosa che mi dà più fastidio del mondo è che uno dei protagonisti è il protagonista della Maria Werkmeister. Sì, il protagonista della Maria Werkmeister. Avanti con sé. Secondo posto, Origin di Ava DuVernay. Comunque diciamo che quello è concorso Orizzonte, speriamo venga, comunque fa sempre piacere se vince in italiano. Invece qui non fa piacere niente averlo visto in concorso, perché si poteva tranquillamente mettere fuori concorso e probabilmente non l'avrei visto, o forse sì, non lo so. Ava DuVernay, Origin, con un cast di vari volti noti americani, un film che, come Woman Off, diciamo prima, però che Woman Off quantomeno racconta una storia che comunque è bella a livello concorso.
Umanoff. E invece questo qua vuole raccontare la sua storia sul passato delle persone afroamericane, ma racconta una tale superficialità, una tale poca voglia e una storia che per come è messa fa veramente schifo, che veramente ti viene voglia di non guardarlo proprio. Invece per quanto riguarda il peggiore della roba è un cortometraggio, non bisogna ma neanche accanirsi in realtà con sta roba, però purtroppo il quinto anno di fila che per me la cosa peggiore a Venezia sono questi corti sul bullismo che fa la Rai Cinema, che insieme alla sezione VR eccetera, che prova a fare questi corti dove appunto vuole raccontare il bullismo tra i giovani eccetera eccetera, con vari cantanti che collaborano con le canzoni famose dell'anno al progetto. In questo caso c'è Mr. Rain, protagonisti ci sono il signor Pioggia, Andrea De Logu Fregnon, no, dai, e Ginevra Francesconi e altre buone, anche l'altra tipa non era male, vabbè, però ragazzina. E A voce nuda si chiama, di Mattia Lobosco. Guardatelo, fate anche voi una vostra opinione, anche altri corti stanno su RaiPlay, Regina di Cuori, Bamba di Pezza e altre schifezze varie. Prego. Prendere in cazzo? No, ha detto questo. Prendere il cazzo. Ha sintetizzato il discorso di Gonzalo. Allora, e io la flop vi dico che non mi è piaciuto l'ordine delle cose, l'ordine del tempo di Elena Cavani. Purtroppo è un film di una grande regista che torna dopo anni a fare un film, ed è un film confezionato dalla cinema con gli attori lì, delle cose, senza critica, sono proprio cose così, e è un film insomma secondo me brutto, ma non mi viene da dire che fa schifo, perché insomma mi sono divertito. È un film molto imbarazzante che ridefinisce un po' il concetto di imbarazzo sotto varie sfumature. È brutto. E te l'ho detto prima qualcun altro? Ah, l'ho detto il corto dove dico l'abbiamo intervistato, non mi è piaciuto, però insomma che se ne frega, di Donato di Costanzo, abbiamo intervistato in queste interviste Welcome to Paradise, un po' svolto anche quello, non so, da come ci ha detto poi spoiler, era una maestro passato, e è una storia che sentiva molto lui, ma che forse non è riuscito a far sentire a me. E poi vabbè, quello che è un po' hai detto un altro, no? Hai detto un altro? No, questi tre. Vabbè, Voshon Udon, perché insomma, però è un film, è un cortometraggio divulgativo, didattico, che ci serve, non è importante il valore, diciamo, importante il messaggio. Quindi io, essendo arrivato dopo, ho perso molti dei film e quindi in realtà non ho visto film particolarmente brutti, però di sicuro quello che meno mi è piaciuto probabilmente è Nea di Pietro Castellitto, perché è un film diciamo che ho trovato un pochino pretenzioso e un pochino non so, scollegato fra tutte le varie cose che ci voleva mettere dentro e che non raggiunge un punto ben determinato. Poi il che cazzo avevo detto prima, neanche mi ricordo. Memory di Michel Franco, che è un filmetto drammatico, proprio così semplice e molto proprio il tipo di cinema che non mi frega niente, molto inutile, fine se stesso e triste. Io invece metterei poco fuori dalla top, i miei preferiti comunque. Mi sono dimenticato, esatto, di dire una cosa molto importante, che un altro flop che non ho messo prima secondo me è Ferrari di Michael Mann. Non l'ho visto. Ma è un film anziano, è un film dove non azzeccano i personaggi, dove secondo me non spettacolarizzano bene secondo me tutto l'action, che è la corsa automobilistica, che a me tutti dicono questa scena dell'incidente la più bella, a mio parere è la più brutta. Sì, la più brutta, controcorrentiana, non ha
si vede che è anziano, si vede che è anziano e non ha avuto vitalità nel vecchia, film. Cioè. Però la mia top 3, vai. La mia top 3 è questa, Poor Things, e Lanthimos, che mi piace tantissimo, che secondo me è un film appunto che è per tutti. Secondo me accontenta sia i critici sia chi e chi anche il pubblico più medio. Un altro film che mi è piaciuto molto è Green Line, che non so se avete visto. Green Border, scusate. Molto bello, molto bello. È un film ovviamente un po', non dico in stile giornalistico, ma racconta in bianco e nero tutta questa tratta di immigrazione tra la Bielorussia e la Polonia nel conflitto, ed è molto bello perché oltre che mettere a luce tutte quelle sono le problematiche geopolitiche, è molto emozionante, molto, quindi è un bel film da vedere. Ovviamente non è Linklater, però può piacere. E l'ultimo, Bastarde mi è piaciuto tantissimo. Non porta delle tematiche importantissime, ma il film è figo ed è un Chad movie. Un cazzo di Chad movie, alla fine si scopre. È un cazzo di Chad movie bellissimo per donne col cuore infrante e uomini che si sentono insicuri. Beh. Bastarde, io insomma, allora, un cazzo è. Carino, con Mads Mikkelsen. Ah. Che vincerà un cazzo. No. Però, vabbè. Top 3 invece, per me lo, dicevo prima, il quarto posto è un il terzo e quarto posto sarebbe un ex aequo, però al terzo posto lo mettiamo perché uno è più di cuore, uno è più di verità, per me cinematografica, direi The Killer di David Fincher, che forse non è il miglior film, cioè uno dei migliori film dell'anno, uno dei film della Venezia, però è uno di quei film che mi vedrei tutti i giorni, tutto l'anno probabilmente, perché veramente c'è, cioè, il tipo di cinema che piace a me, come è fatto, e poi c'è, cioè, un attore che amo da morire, che purtroppo compare pochissimo nei film, e vorremmo... No, Michael Fassbender. Ah, penso che si appare poco. Mica compare poco. No, Gesù. No, che appare poco nei film, ho detto. Ma non è vero. Ha piato 2-3 flop di loro. Vabbè. Domenico d'oro, però. Vabbè, appunto. Come al solito, sempre al contrario di tipo. No, e poi l'unica cosa che mi fa stare al cuore, perché è nato il giorno del mio compleanno, l'unico VIP vero attore che è nato il giorno del mio compleanno, 2 aprile. Fassbender. Io cazzo più piccoli. Ma se buccone, cazzo. Secondo posto, appunto, Poor Things, Povere creature di Yael Lanthimos, che uscirà a fine gennaio in Italia. Bellissimo film che si vocifera, appunto, diciamo prima, il Leone d'Oro, veramente dal secondo giorno che sto, quando è stato proiettato, perché è un film incredibile sotto la scrittura, regia e interpretazione, è incredibile che io quando vidi il trailer mi ho detto ammazza che merda che ha fatto, sì, eri con me, io ti ho detto coglione, e invece era un po', sembrava ancora più spinto sul manierismo, invece in realtà è molto, e poi c'è Emma Stone nuda tutto il film, e comunque è un punto a favore sempre. Ma Emma, sei un punto a favore, è un punto a favorissimo. Madonna, come diceva Prof Frusciante, vai su Google, scrivi Emma Stone, dettami fuori, esatto, vabbè, però dai. Però almeno si muovono, esatto. Primo posto, invece, The Beast di Ben Bertrand Bonello, che è un film importantissimo, l'ho letto già prima, sì, infatti. Ripetiamo, l'hai detto prima. e Bertrand Bonello, che è un film incredibile, che ne riparleremo poi quando uscirà in sala, perché comunque è un film che ha tantissimi concetti, è uno dei film più importanti degli ultimi anni, anche a livello cinematografico. No, I Wonder On. Ah, Andrea Romano, scusa, vai. Allora, top 3 veloce, il nuovo film, l'ultimo dei... Scusa, il terzo posto, ho detto ex aequo, Orsay Son di Stefan Brise, che è visto stamattina, l'ultimo film del concorso, film incredibile, bellissima scrittura, emozionante, il tipo di cinema che piace a me, anche un po'... d'amore, ma anche triste e di distruzione di una coppia. Cozzai, i generi di Cozzai sono o thriller o sparo oppure amore in bacino. Esatto. Sì. Però, vai. Meglio se... Ciao, vuoi veloce, c'hai 2 minuti. Scusa. Top 3, terzo posto, il nuovo film di Woody Allen, mi piace tantissimo, Coupe de Chance, sembra una commedia tanto di là, un po' anche un po' leziosettina.
però poi diventa una cosa. Però è Woody Allen. Diventa Woody Allen e diventa un thriller alla Match Point. Meno tragico, ma forse un po' più tragico. Fanellien. Secondo posto, il primo di che presente Kronf di Pozzaron, che era Bert di Bertrand Bonello, che è un film che dialoga alla stragrande con il primo, che è Agro Drift di Harmony Korine, che sono i due film che fanno piazza pulita su tutto ciò che si può dire e immaginare su immagini, cinema, su cosa è il cinema, cosa sono i linguaggi, come si usano i linguaggi del cinema e delle immagini. Ok. Spiriamo. Allora, io i tre film più belli che ho visto sono, non li dico in ordine perché non riesco a darglielo forse, Io Capitano di Matteo Garrone, che è un film, per essere un film italiano, girato benissimo, produzione fantastica e anche diciamo importante per il periodo che stiamo vivendo. Poi è in sala già da durante il festival, quindi spero che la gente già l'abbia visto. E poi sì, manca una segnata domenica, ricordiamo. Esatto. Poi Tsukamoto, Shadow of Fire, che basta il nome, insomma, il maestro Tsukamoto, abbiamo visto poi in sala con lui, è stato bellissimo, un film duro, crudo, drammatico, però fantastico. E poi Hitman di Linklater. No, hai detto da lì? Lo so, ma l'aggiungo. Hitman di Richard Linklater, che è una commedia, la commedia di quest'anno, dai. Cioè, sì, il film più divertente, e acuto. Commedia, ma anche un po' non dico thriller, ma bella viva, sì, bella azione. Sì, l'azione, se ci pensi, ce n'è tanta, proprio che si spara, non so come dite. No, però è... cioè, più un po' quasi poliziesco in realtà. Sì, poliziesco, sì. Crime generale. E menzione speciale, che l'avevo detto nel video sbagliato, Dalí con 5 A. Beh, dille tutto. Dalí. No. Dalí. Che è di... dillo tu, Giovanni. Quentin Dupié, Mister Oiseau. Esatto. Che peraltro ho sentito le canzoni l'altro giorno, sono molto fighe. Fa musica elettronica da paura. Mister Oiseau. Che è questo film su Dalí, su precedente una ragazza che vuole intervistarlo, e sarà un'impresa molto più difficile del previsto. Ma al di là della trama, questo film è un totale delirio di destrutturazione narrativa e di follia mirata alla fine per buttarne a commedia. Ed è un film molto interessante da vedere, e che in un certo senso il film stesso potrebbe essere un'opera di Dalí, per come è concepito. Io mi sono tirato prima di dire altro di Memory, ho detto che sarebbe il quarto, forse il quinto for Things, ma dico Dogma mi è piaciuto un sacco, mi è piaciuto un po'. Te Dogma mi è piaciuto molto? Dogma mi è piaciuto molto. Bellissimo. Sì, sì. Scorsari, Christian Cats. Bello. Poi bellissimo. Voglio di far recitare i cani in quella maniera, non è una cosa da poco. Certo. Non è una cosa attori da poco. Che esatto, potrebbe essere malinterpretata questa frase. Gli attori italiani spesso recitano molto peggio di questi cani. Di questi cani. Quindi sì, un buon motivo per vedere questo film. Imparate a recitare, vedete film. Dai cani. Coi cani. Vedete film coi cani. Poi ci sarebbe un altro film di cui non abbiamo parlato. Che però ne parleremo in una prossima puntata. Esatto. Una puntata di Top Flop. È un film che vuole un po', diciamo, giudei. ne riparleremo. Nel frattempo diamo la parola a, dato che nell'altro video c'era stata una comparsa, a questo punto vi era solamente vocale di Emanuele Rauco, che ci ha detto la sua top 3 in maniera criptica, che però nel video si magari faceva anche dei gesti, quindi fa un cazzo, quindi ascoltate l'audio e magari capirete quali film sta parlando. Vabbè, dei gesti da... prima dell'intervista con Fabio Mollo. Ciao. Adesso chiamiamo ora Rauco. Ema, podcaston. Vieni, comparsaton. No, quanto ti pare, figurati. Fai ciao e basta. Dai. Ciao, podcaston. Esatto, no, di solo quello, basta. Top 3 del festival. Vai. Del e festival. Anche flop. Ma sai che non so se lo posso dire in podcast? No. Esce The Frambot. Fra quanto esce? Tra una settimana o due. No, meglio no. Ah, facciamo così, non ve li dico, però ve li faccio capire.
Ok. Dai. Facciamo una cosa del genere. Carino, carino, spostare. Perché così no, io non ho detti. Okay. Loro sono molto intelligenti. Certo, l'hanno capito, certo, però non li ho detti. Detti interessanti. Allora, no, e non ve li dico in ordine. No, certo, certo. Mi dico in ordine. Top 3 o flop 3? Da flop non taglio mai. Cioè, dice l'orecchio, forse al massimo. No, sulla top ti dico in ordine di quando sono stati proiettati. Okay. Il primo, cioè il primo in ordine, è come dire. Io lo so. L'hanno già ribattezzato Barbiestein. Esatto. Ok, avete capito. Esatto. Ok. L'altro in ordine è c'è uno dei più belli omaggi a Harmony Korine che io mi ricordi. Sì. Non so se l'avete colto. Sì, sì. Dopo con questo. E vabbè, però magari ve la rendo un po' più semplice ed è una storia che parla anche di passato nel modo più contemporaneo possibile. Ok. È un grande film sul contemporaneo. E il terzo è come farebbero film Sauté e Lelouch oggi se fossero ancora vivi, sì. E se cioè Lelouch è ancora vivo, se non ricordo male. Sì, penso di sì. Sì, no, è anche attivo, però oggi, cioè se fossero giovani, relativamente se giovani. Se fossero in attività, oggi. Diciamo. Ma perché Lelouch è in attività. Ah, in attività. Ah, sì, sì, però vabbè, se fosse più giovane di quanto non sia. Esatto. Avete colto? Sì, sì, io il secondo all'incirca. I primi due sì, poi sapevo. Il primo la recitazione l'ho scritto io, Barbiestein. Esatto. Quindi esatto. E vabbè, però flop non ce l'ho. Poi ci dici più tardi stasera. Dopo cena. In privato ve la dico. Cioè, dici con un po' di birra. E negherò però sempre. Esatto. Io non vi ho mai detto. Manuel Racco, grazie della partecipazione. Importanti critici d'Italia. No, però va bene, grazie. Però il sezionatore che lavora qui alla mostra. Grazie mille. Ciao, ciao ragazzi, buon lavoro. A dopo. Ciao. 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 È il nostro modo di salutare. Non è calabrese, se no l'avrei capito. No, io parlo in maniera strana e con loro poi. Allora, siamo qui a casa di Giovanni Diodori, siamo per la prima volta quasi live, praticamente, cioè proprio facciamo chiusi in casa, dei registi, insomma, spesso. Però vabbè, comunque allora, siamo qui con Fabio Mollo per parlare del suo nuovo documentario co-diretto da Alessandra Cacareta, che è qui con noi, in realtà insomma avremmo voluto con noi, però appunto noi spazzeremo anche oltre a parlare del documentario, anche faremo anche, se riusciamo con i tempi, anche a farti domande sui film, insomma, sui lavori precedenti che hai fatto. Tu comunque, io poi parto intanto con questa domanda, tu hai fatto vari lavori da regista, insomma, di fiction, insomma, e anche tanti cortometraggi che hai fatto, e anche vari documentari. Questo non è il tuo primo documentario, tipo il sesto, settimo? No, non è il quarto. Ah, quarto? Quarto. Due collettivi. Non è stato. Ah, ok. Sono troppo avanti. Comunque mi stai dicendo che sono vecchio. Prolifico. Ma quest'anno festeggio 10 anni di carriera. Tra 2 giorni, 10 anni fa, la prima a Toronto del mio primo anno. Ti faccio gli auguri, anzi. E io vorrei partire chiedendoti qual è la fascinazione che tu provi a lavorare sia appunto nella fiction e sia appunto nel documentario. Come valuti insomma i due lavori, insomma, di allora film? Io ho grandissima, a me piace tantissimo il cinema del reale, i documentari in generale, il cinema del documentario, anche nello specifico il cinema del reale, è qualcosa proprio che mi affascina tanto, perché provo un grandissimo rispetto e anche forse una piccolissima forma di soggezione, non piccola, di me è proprio una forma di soggezione, quindi cerco di non fare il documentario, perché stimo così tanto i documentaristi che ci sono nel mondo e anche in Italia, tra l'altro, un paese molto prolifico dal punto di vista del documentario, che resto, diciamo, nel mio territorio in cui la finzione, invece da un punto di vista di finzione nel DNA. Quindi quando faccio il documentario è proprio perché sento un'urgenza molto forte, che comunque in un certo senso è un po' sempre
il film, cioè per me comunque i miei film anche di finzione nascono da un'urgenza forte, quindi la nostra, trovo i miei scritti anche nel documentario ancora di più. E quindi quelli che ho fatto, l'ultimo appunto sono idee, questo è sempre la paletta sui bronzi di ghiaccio, che però poi attraverso i bronzi in realtà racconta anche tante altre cose. E come anche Vincenzo da Crosia, questo documentario su questo ragazzo leggente calabrese, fatto tanti anni fa solo con materiale di repertorio, come anche quello su Sorrentino, sulla serie sì, di un po'. Sì. E sono stati dei documentari che ho fatto proprio perché nascevano da volevo fortemente raccontare quella storia lì. In questo caso questo dei bronzi, ad esempio, non solo perché sono di Reggio e quindi in un certo senso i bronzi fanno parte del mio DNA, perché sono cresciuto con la mia parte a pane e bronzi, ma perché posso fare una piccola pipa psicologica, tanto siete cinefili con voi, sì, certo. I bronzi, queste due statue, no? Sono Beethoven e Polinice, sono stati creati sull'acropoli di Argo come monito contro le guerre fratricide, no? Quindi all'indomani di questa guerra che aveva portato Argo quasi all'estinzione, furono costruiti questo gruppo statuario per come monito alla popolazione: non fate la guerra, altrimenti ci estinguiamo. Certo. Io credo che il momento che stiamo vivendo tutti quanti, queste due state dovremmo riscolpirle oggi, esatto, perché è quello che in questo momento dovremmo riflettere prima che ci portino verso l'estinzione. E io credo anche che la mano che ha fatto queste due statue, mi piace pensare che è un po' come quel regista che ha quell'urgenza di raccontare quella storia. Io mi immagino l'artista che li ha creati è un artista di Argo che in un certo senso aveva vissuto queste guerre, voleva fermare il continuare di queste guerre e ha creato questo fotogramma di protocinema in un certo senso, no? Questa immagine di questi due fratelli, il momento in cui stanno per scontrare, con la mamma la madre che prova a separarli, la sorella che prova a bloccare uno, Tiresia che sa cosa sta per succedere, quindi è lì che contempla questa morte. Quel fotogramma è protocinema e nasce da un'esigenza forte di un regista, in questo caso di un artista che voleva raccontare questa storia. Quindi ho sentito questa vicinanza, questa chiamata. Quindi non ti fai in qualche modo differenze troppo tra un lavoro di finzione, cioè tu hai deciso di raccontare una cosa e se vedi che la cifra può essere più, il linguaggio può essere più di finzione, lo sposti sulla finzione, magari trovi una storia che ti piace raccontare che magari c'è più di te da scrivere invece in una storia vera, così storica, così importante, no? Tu dici anche bisognerebbe scoprirle ora, perché ora insomma queste bronze sono dei reperti storici ma portano tutta una loro storia che magari uno pensa che non appartenga a questa realtà, invece dicevi tu è molto attuale. No, allora diciamo che parte più nella scrittura magari questo ragionamento, cioè quando inizi a scrivere una storia ragiono se è più giusto raccontare attraverso la finzione o attraverso il cinema del reale. Quindi in un certo senso forse lo faccio più in scrittura questo ragionamento. Sì, certo. Ok, quell'idea, certo. Più che, esatto, quindi me ne rendo conto anche un po' sviluppandola. Certo. La verità è che diciamo, anche una stessa storia può essere raccontata anche in tutti e due i modi. Ad esempio, a me piacerebbe molto di Vincenzo di Crosia, questo documentario sulla leggente, un giorno racconterà anche un film di finzione su questa storia. Perché sono due, non è una questione solo di linguaggi, è proprio due forme, due capacità espressive completamente diverse. Certo. D'approccio proprio. Quindi secondo me anche la stessa storia la puoi raccontare. Assolutamente. C'è un film che vinse pure qui, tanto non l'ho visto, ma sentivo, quindi che era che vinse l'Alto Orizzonte, che era Liberami dei Regali di Giacomo, in cui si pensava perché non si potrebbe fare un film di finzione, come una commedia, tipo, capito? Io ti volevo fare i complimenti per il documentario perché mi è piaciuto proprio di cuore, insomma, sia perché io sto storia dell'arte, quindi
Mi interessa la base perché mio padre è di Gioia Tauro, quindi bene o male, cioè io sono nato a Perugia, però conosco e ho vissuto quelle zone. E infatti la cosa, diciamo, che mi è piaciuto di più, al di là della la spiegazione, insomma, a livello proprio artistico, che è veramente fatta bene e sono molto competenti tutti i vari persone intervistate, è bello come in un certo senso parli molto della terra in cui queste statue sono state ritrovate, e ti chiedo se appunto era, immagino di sì, un po' anche un tuo obiettivo, oppure che magari è una cosa che è venuta più con la lavorazione in quanto tale. No, era un obiettivo dall'inizio, nel senso che io, come dico anche nel documentario, perché c'è questa piccola parte, diciamo, di questo, io sono andato via a 18 anni da Reggio, sono anche un po' scappato, uso proprio questo termine, a fine degli anni 90, quindi tra l'altro Reggio non viveva un bel periodo in quel momento là. Era finita la terza guerra di mafia, insomma, era un periodo bello tosto. E sono andato via convinto non ci sarei mai più tornato. Di fatto non ci sono mai più tornato a vivere, ma ci torno in continuazione a fare il film. Certo. E credo che questo sia il mio quinto film che ha a che fare con la Calabria, quindi insomma, vorrà dire qualcosa. Sicuramente. Uno la trovo altamente cinematografica. I film di Jonas Carpignano, Alice Robacher col primo, Costabile Ora con una femmina, o come anche Anime Nere, insomma, evidente che è una terra che cinematograficamente ha qualcosa che attrae tanto. Anche un po' nel documentario, nel limite tra documentario e finzione, dicevo prima Giuseppe, no, dicevo il buco di Fra Martino, mi ho dimenticato pure Fra Martino, cioè ormai sono tantissimi registi che veramente, anche in tempi non sospetti, Alice, Fra Martino hanno iniziato anche tantissimi anni fa, no? Mi ricordo quando io girai il mio saggio di diploma a Reggio nel 2007, quando dissi al Centro Sperimentale vorrei girare il mio saggio di diploma del Centro Sperimentale appunto a Reggio, mi guardarono, dove vai? Perché? Città Roma, no, bella, esatto, no, vai, no, la stessa storia da qua, vai a Ostia, vai, c'è il mare, che voglio, c'è anche la mafia, questa è nel caso di Bronzi, comunque credo che io mi ricordo quando il produttore ha visto il film ha detto è una bellissima lettera d'amore alla Calabria, e questa cosa mi sono reso conto che era così, forse non so se era esplicita nelle mie intenzioni o se era più, diciamo, qualcosa che avevo dentro, però Cutro ad esempio, no? Quando arriviamo a parlare di Cutro nel documentario, Cutro è un evento terribile della nostra storia sicuramente, ma è un momento in cui io sono stato orgoglioso di calabresi, perché vedere uomini e donne calabresi si buttano in acqua a salvare vite umane, dove chi dovrebbe farlo non lo sta facendo. Non lo so. Certo. Ti lascia un po' di scusa. Peraltro citiamolo questo discorso anche in collegamento con Capitano di Garrone, che è stato proiettato oggi, che finché è molto legato. Io Capitano. Peraltro, io Capitano. Bellissimo. Niente, bellissimo. Vai, Riccardo. Esce domani. No, io volevo dire, secondo me, tu prima dicevi appunto la Calabria, in questi paesi del sud, infatti in questi paesi del sud, poi io sono di Roma, non fossi del sud, diciamo sono pure io, quindi e nel senso, come dire, c'è questa sempre idea di dire appunto il tuo primo film è il sud e niente, quindi questo modo di pensare al sud come una terra sempre de mafia, della criminalità, delle cose, come si fa secondo te, ma anche cinematograficamente, non soltanto a livello di racconto personale, di esperienza, come si fa a uscire e da questi cliché, da questi punti fermi, e magari comincia la gente che qui c'è quello ma non è che c'è solo quello, e raccontare qualcos'altro. Guarda, allora, ovviamente la soluzione non te la saprei dire così, questi due piedi. Quello che provo a fare io da 10 anni a questa parte, perché il sud è niente appunto di 10 anni fa, è di provare a raccontare una testimonianza, cioè quella di queste nuove generazioni che fanno una scelta diversa rispetto alla mia. Sì. Io sono andato via a 18 anni, il sud è niente, la protagonista del sud è niente è una giovane donna di 18 anni che si ribella non solo alla mafia, al sistema, alla mentalità mafiosa più che alla mafia di pistola e di
spaccio, ma la mentalità mafiosa si ribella e decide di restare laddove tutti vogliono andare via. Certo. Quella è una storia di finzione, ad esempio, anche se nasceva da quello che sentivo parlando, stando a contatto con una generazione. Semidei finisce con la storia di Carlotta. Carlotta è una giovane donna di Riace, di 20 anni, che nonostante non abbia avuto una bellissima adolescenza a Riace, immagina il suo futuro a Riace. Sì. Io credo che quella sia la piccola rivoluzione, il piccolo messaggio rivoluzionario che può arrivare, non solo per noi che lo raccontiamo, ma per loro che lo vivono in prima persona. Mi piace immaginare che in Calabria possa succedere un po' quello che è sempre successo in Puglia, no? Questa idea di non solo di tornare, ma invece di restare e di provare a cambiare le cose da dentro, restando là. Sì, chiaro. E smettere di pensare che il sud è niente in questo. Anche rimanendo una piccola evoluzione, appunto, dicendo di viverci, di venirci. È proprio la forza di dire: io il mio futuro è qua. Certo, il mio futuro è qua. Che poi allargando il discorso andrebbe fatto un po' in tutta Italia, nel senso, sì, perché soprattutto quel cinema, anche proprio di finzione, insomma, è sempre un po' le stesse città, no? Sì, sì. E invece certe storie vengono bene proprio perché racconti ciò che hai vissuto, ciò che è la tua terra anche. Ovviamente, visto che siamo in chiusura, solite domande facciamo. Una domanda molto molto veloce perché dobbiamo concludere. Questa domanda facciamo sempre velocemente: quali sono i tuoi film preferiti? Uno, due, quanti ne sono? Del cuore, del cuore. Non te li faccio giudicare da Marco che arriva. Ti dico soltanto perché l'ho appena rivisto al Molise Cinema, la copia restaurata, una giornata particolare di Ettore Scola. L'ho solo appena rivisto e quindi fa parte del mio DNA, mi ha aiutato a crescere, l'ho studiato per scrivere il Padre d'Italia. E certo. Però è incredibile che Ettore Scola abbia fatto quel film che oggi così continua a essere così attuale. Verissimo. Ogni anno che passa. Veramente d'accordo. Va bene, ringraziamo Fabio e appunto consigliamo di vedere Semidei quando uscirà. Presto. Uscirà prima l'altro film che hai fatto, che esce fine settembre. Non lo sappiamo. No, l'altro film che hai fatto esce fine settembre. Il prossimo film esce il 28 settembre. Esatto. State aggiornati. Ciao a tutti. Ciao. Grazie a voi, ragazzi.